Ciao a tutti, sono Luelle, ho 19 anni e sono sostenitrice di AIRC da quando ho iniziato a prendere parte ai progetti della fondazione, AIRC nelle scuole. Quindi parlo più o meno del periodo delle medie e del liceo. Noi ragazzi abbiamo ritenuto questa esperienza super coinvolgente, arricchente, divertente, ma soprattutto utile. Utile perché ci ha permesso di scoprire tanto su diverse tematiche. Ad esempio posso dirvi il tema dei corretti stili di vita, quindi il tema del benessere, il tema della prevenzione, e anche quanto effettivamente sia importante al giorno d'oggi sostenere la ricerca scientifica. In terza media abbiamo avuto occasione di incontrare una ricercatrice che ci ha raccontato la storia della sua vita sia a livello personale che professionale e ci ha permesso di comprendere il lavoro che ogni giorno svolgono i ricercatori, in laboratorio con la loro equipe. La Fondazione AIRC, come tutti sappiamo, ha un grande obiettivo, una grande missione ed è quella di rendere il cancro sempre più curabile. E questo cerca di farlo attraverso la divulgazione delle scienze e promuovendo i corretti stili di vita tra noi giovani. È una realtà importantissima nel nostro paese, basta pensare che esiste grazie ai 4.500.000 sostenitori, che sono gente comune che ha preso a cuore la fondazione e sostiene tutto questo. E anche grazie al supporto dei 20.000 volontari circa che si attivano nell'arco dell'anno con la distribuzione di arance, azalee, cioccolatini nelle piazze di tutta Italia, partecipando anche a iniziative dei comitati regionali e locali per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Le scuole dei giovani sono parte di questo sistema che supporta la fondazione, perché ogni anno centinaia di scuole partecipano all'iniziativa Cancro Io Ti Boccio, fai della tua scuola una piazza, la manifestazione di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica con la distribuzione delle arance della salute, del miele di fiori d'arancio e della marmellata. Se siete interessati potete candidare la vostra scuola chiedendo ad un docente di essere referente del progetto e se vi va vi racconto che cosa si può fare insieme. Ciao a tutti, da Luel.